ragazze e ciao ragazzi, bentornati sul mio canale o benvenuti se state guardando per la prima volta un mio video. Oggi video super interessante, o almeno penso che lo sia, perché è una tipologia di video che a me piace guardare moltissimo e avevo già fatto in precedenza, qualche anno fa, dei video su tutti i miei illuminanti low cost. Ovviamente non li riprenderò tutti, ma vi lascerò appunto i video precedenti qua delle informazioni anche il link di questi video nell'info box, in modo che se siete interessati potete andarli a vedere dopo aver visto questo video. E praticamente dall'ultimo video che avevo registrato sui miei illuminanti low cost, ripeto e ribadisco low cost, se ne sono aggiunti altri e oggi volevo appunto farveli vedere perché sono comunque ottimi illuminanti. Quindi, senza perdere tante chiacchiere, iniziamo. Parto dal più economico e voglio farvi vedere questo illuminante che si chiama Mega Glow Highlighting Powder e nella colorazione Crown of My Canopy, che è della linea Mega Glow di Wet n Wild. Questi costano 5 euro, saranno pure super economici, ma la pigmentazione, la performance, devo dire che ne vale molti molti di più. Diciamo che hanno una pigmentazione eccellente, vi faccio vedere anche uno swatch. Sulla pelle si sfumano davvero molto bene, hanno questo bel potere illuminante, un potere riflettente che appunto lascia una pelle praticamente bagnata. Io consiglio molto di più l'altra versione che si chiama Precious Petals, che è una colorazione un po' più chiara, un po' più champagne, rose gold, che personalmente nel mio colore di pelle si vede benissimo, soprattutto in inverno dà un effetto bellissimo ed è il mio illuminante preferito. Questo invece l'ho comprato per l'estate perché quell'illuminante, ovviamente quella colorazione risulta un po' chiara e durante l'estate ho utilizzato solamente questo come illuminante e lo mischiamo un po' al bronzer e quindi vi dà questo effetto bello abbronzato, bello, una pelle molto sana e devo dire che appunto mischiato con il bronzer dà un effetto bellissimo perché non si vedeva proprio distacco tra illuminante e bronzer. Per l'inverno invece adesso per me risulterebbe troppo scuro, infatti risulterebbe quasi un bronzer dorato, quindi assolutamente adesso non lo posso utilizzare, lo potrei anche utilizzare ma non lo so, non mi piacerebbe come effetto, però assolutamente le polveri di questa linea sono assolutamente eccezionali. Allora, continuo con dei prodotti molto molto economici e sto parlando degli illuminanti liquidi di Make Up Revolution che si chiamano Liquid Highlighters. Li ho comprati nella colorazione Liquid Champagne e Liquid Bronze. Questi li potete trovare all'OVS, ci sono davvero tantissime tantissime colorazioni, costano tra le 7 e gli 8-9 euro, adesso non mi ricordo, forse 6,99 euro o 7,99 euro. Non mi ricordo, però comunque sotto i 10 euro e sono praticamente, dicono che sono come, almeno come packaging, sono esattamente uguali agli illuminanti liquidi di CoverFX, però questi sono molto più economici, quelli di CoverFX costano tantissimo e appunto sono in gocce, cioè lo stesso concetto dei fondotinta in gocce, questo appunto si applica così. Essenzialmente a me li ho provati ad applicare direttamente sul viso, ma non mi piacciono. Preferisco applicarli un po' sul dorso della mano e poi con la spugnetta appunto prelevarlo dalla mano e applicarlo direttamente sul volto, perché altrimenti mi spacca un po' il fondotinta, me lo divide un po', forma un po' la macchia, quindi preferisco applicarli in questa maniera, oppure sono bellissimi anche da applicare come prebase o prefondotinta, insomma con il vostro primer lo applicate e poi stendete il fondotinta e vi dà un effetto davvero molto molto luminoso. Altro illuminante liquido che vi faccio vedere è questo qui della Maybelline che si chiama Master Strobing Liquid by Face Studio. È un illuminante liquido, questo nella colorazione light iridescente, vi avevo già fatto vedere nel video precedente quello medium che era molto bronze, era tipo un rossiccio bronze, invece questo è una colorazione rosata, perlata rosata, quindi ha un effetto più illuminante, però comunque sono molto naturali perché guardate si sfumano con moltissima facilità. Stesso discorso, questo mi piace metterlo prima sul dorso della mano e poi applicarlo direttamente con la spugnetta, forma meno macchia rispetto a quel di Make Up Revolution perché è leggermente più sfumabile ed inoltre non lascia glitters, quindi glitter, e quindi assolutamente un effetto molto naturale, come potete vedere dà proprio solamente un effetto un po'
bagnato. Altro illuminante sempre di Maybelline è questo qua, Master Strobing Stick by Face Studio, questo nella colorazione 200 Medium Nude Glow, e vi avevo detto che questo l'avete comprato nell'ultimo video. Appunto, l'ho comprato, l'ho trovato e l'ho pagato 4 euro. Mi ero dimenticata anche di dirvi il prezzo di quell'altro, che dovrebbe girarsi tra i 7 e i 10 euro, oppure questo dovrebbe girarsi tra i 7 e i 10 euro. Adesso io l'ho comprato a 4 euro al Ticotà in offerta, e la colorazione è questa qui, anche questo molto facile da sfumare, ma solamente una colorazione leggermente diversa, perché appunto un gold bronze abbastanza chiaro. Mi piace molto perché si sfuma davvero molto facilmente. Altro ed ultimo illuminante liquido è questo qui della Berry M, che si chiama Liquid Chrome Highlighter, ed è nella colorazione non lo so, no, non esiste la colorazione, Liquid Fortune, ed è un dorato. L'unica cosa è che appena ho fatto il video in spagnolo ho scoperto che si è seccato, cioè non mi fa più la pompetta, però si può ancora applicare con direttamente applicandolo così. L'unica cosa che mi scoccia è che si sia appunto seccato, forse non l'ho chiuso bene io. Comunque così rimane ancora molto liquido, e questo è l'illuminante, come potete vedere, è bello bello intenso, un bel dorato che comunque non dà un effetto troppo finto. Per essere un illuminante liquido è abbastanza potente, nel senso è abbastanza pigmentato, mi piace. Questo costa meno di 10 euro, forse 9,90 euro o 9,50 euro, e l'ho comprato su internet. Berry M è una marca inglese molto simile a Makeup Revolution, però a prezzi leggermente più alti. Altro illuminante, questa è una palette di illuminanti che a me piace tantissimo, è questa qui di Sleek, che si chiama Cleopatra Kiss. Il packaging è bellissimo, come potete vedere è dorato, ricorda un po' quelli di Estée Lauder, però si sporcano subito perché sono lucidi, guardate, si sporcano subito, però vabbè, si pulisce. Gli illuminanti in questione sono questi qui, sono 2 in polvere e 2 in crema, questi 2 sono in crema e questi sono 2 sono in polvere, e sono dei dorati e un rosato, champagne rosato più che tira al rosa. Abbiamo anche uno specchio e abbiamo anche un pennellino che io non ho mai utilizzato. L'unica pecca di questi illuminanti è che sono leggermente polverosi e sono anche un po' glitterati, non so, rilasciano quei glitter, sono un po' polverosi quando sbattete il pennello, si vedono appunto un po' i glitter volare, però l'effetto è molto molto luminoso. Ve ne faccio vedere per esempio uno, questo rosato, guardate che luminosità, bellissimi, sono davvero molto molto pigmentati, però l'unica cosa appunto è che rilasciano un po' di questi glitter. Io l'ho pagato onestamente forse 10 euro 11 euro, però dipende dal sito in cui lo comprate, perché l'ho visto anche, se non mi sbaglio, a 14-15 euro. Comunque il prezzo è sotto i 20 euro, tra i 10 e i 15 euro. Ultima palette, ma non per importanza, è questa qui, che è costosa, non è economica, ma l'ho voluta includere perché me l'ha regalata Gonzalo, il mio fidanzato. Sto parlando di questa palette di Huda Beauty, la 3D Highlighting Palette, e il packaging è stupendo, lo conservo ancora nel plastico, e appunto qui, a parte questa immagine sempre di Huda, abbiamo gli illuminanti, sono 4, questa costa se non mi sbaglio 44,90 euro su Sephora, e abbiamo però 4 illuminanti, quindi è come se si pagasse 11 euro per illuminante, e abbiamo 3 in polvere e 1 in crema. Questo qui è in crema ed è il più dorato, questo invece è un dorato più caldo, e questo, ma non è, in realtà non è tanto caldo, è un po' più è più leggermente scuro, questo invece è un po' più dorato in crema, e questi 3 sono in polvere. Li ho provati tutti e 3 e appunto volevo farvi vedere bene l'applicazione. Ho il mio pennellino di Wycon, questo è la SD03 della collezione Snow Diva, è uno dei miei pennelli preferiti per applicare l'illuminante. La mia collezione preferita di questi 3, o meglio di questi 4 illuminanti, ma di quelli 3 in polvere, è questa qui che si chiama Seychelles. Poi abbiamo questa qui rosata che si chiama Zanzibar, questa un po' più bronze che si chiama Tahiti, e questa in crema che si chiama Fiji. E questo è l'effetto con... guardate, non c'è bisogno neanche di bagnare, ma abbiamo appunto una bella pigmentazione sul naso, qua, sulla fronte, molto molto pigmentati. Comunque qua vi faccio vedere meglio. Sì, è un po' costosa, ma comunque la volevo includere.
però ovviamente vi ho fatto vedere sempre di più gli illuminanti low cost, che sono quelli che preferisco, però anche questo è super famosa qui su YouTube e inoltre anche molto buona perché abbiamo davvero quattro colorazioni completamente diverse tra di loro. Quindi questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se è stato così non dimenticate di lasciarvi un like e non dimenticate anche di iscrivervi e di cliccare sulla campanellina in modo che vi arrivi una notifica ogni volta che io carico un nuovo video qui su YouTube. Noi ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacione e ciao!